vedere le cose dal punto di vista degli animali e ci può aiutare tantissimo ad aprire la mente. E mica per niente lo sciamano, quando sciamanizza, indossa un costume rituale che è fatto o con pelli di animale o con piume, più delle volte piume d'aquila, oppure pelle d'orso. Io stessa ho una zampa d'aquila che mi ha regalato Casimir, il mio amico sciamano che vive a Kosha Gach e che è uno dei protagonisti dei miei libri, Il profumo della luna, Il discorso alla luna, i miei libri sullo sciamanismo siberiano. Il contatto con l'animale è cercare di vedere le cose dal punto di vista dell'animale. Cosa vuol dire vedere le cose dal punto di vista dell'animale? Vuol dire non filtrare l'esperienza attraverso la mente, essere liberi di percepire, di sentire, di essere nell'attimo presente è una cosa meravigliosa. Adesso ti svelo un segreto. Ogni animale rappresenta una possibilità del tuo essere, della tua coscienza. Puoi vedere molto lontano, come l'aquila. Puoi avere tanto grounding, tanta stabilità, come l'orso o l'elefante. Puoi penetrare profondamente nelle emozioni, sentire quello che c'è nell'aria, comprendere l'altro intuitivamente, come il lupo. Gli animali sono possibilità della coscienza. Allenarti a sentire come un animale è una cosa straordinaria. Apre la mente, amplia la coscienza, trasforma persino il corpo, perché non puoi dire, non puoi mai dire che sia avvenuta una vera trasformazione della coscienza, che non si sia manifestata anche in un cambiamento fisico dell'esistenza. Un vero cambiamento di coscienza è un cambiamento delle condizioni fisiche dell'esistenza. Lo yoga sciamanico è tutto incentrato su questa esperienza dell'essere animale, del risvegliare capacità, possibilità della coscienza che abbiamo rimosso, dimenticato per creare una civiltà, essere governabili, misurabili, prevedibili. E se questo inizialmente era un bene, oggi è un disastro, dobbiamo risvegliarci. Come diceva il grande Sri Aurobindo, la mente fu l'aiuto, la mente è l'ostacolo. Andare oltre la mente. L'identificazione con l'animale è un processo meraviglioso in questo senso. E ti porta anche a essere rivoluzionario, sovversivo. Sì, perché? Perché quando pensi cosa questa sedicente civiltà ha fatto della natura, come si è rapportata agli animali, essere sovversivo è una questione di salute mentale. Se sei sovversivo, vuol dire che sei sano, lucido e consapevole. Allora, il mio invito è: risveglia le tue energie, risveglia le tue forze attraverso pratiche, rituali, meditazioni di identificazione con lo spirito animale. E poi fai quello per cui la tua anima è venuta. Io ti aspetto nei nostri ritiri, nei nostri eventi di yoga sciamanico, di psicologia immaginale, ma soprattutto ti aspetto là, al centro della lingua del drago, dove l'impossibile è
solo la base di partenza per la creazione di infinite possibilità.